Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Bene, anche questa volta, come possiamo vedere dall'immagine che ho posizionato sopra la scatola e dal nastro adesivo che chiude ancora il box, avremo di nuovo a che fare con questa bellissima build up del Mazinger Z Hachette. Questa collezione che abbiamo così fortemente voluto e che siamo riusciti tutti insieme tramite il gruppo Facebook adesso dedicato il Mazinger Z Hachette Italian Team a portare anche qui in Italia. Bene, abbiamo a che fare questa volta con l'invio che conterrà i fascicoli 8 e 9 e che ci consentiranno di cominciare ad avere a che fare con qualche altra parte anatomica del nostro robottone. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere cosa ci aspetta in questa uscita, in questo montaggio, diciamo. Allora, apriamo la scatola. Ecco qua. Allora, dunque, queste dovrebbero essere una delle spalle, dalla forma perlomeno sembra quella, del Mazinga, con alcune sue componenti interne, mentre nel fascicolo numero 8, eccolo qua, avremo a che fare con il collo. C'è una schedina elettronica che probabilmente è quella che ci consentirà di unire tutti i vari cablaggi che arrivano dalla testa e quindi di poter finalmente concludere diciamo tutto quello che ha a che fare con la testa, ad esclusione chiaramente del builder. Bene, a questo punto io direi di darci da fare. Qui speriamo che non manchi nulla. No, ci sono, ecco, le parti trasparenti, ma oddio, qui sembra che non ci sia nulla. Vedremo, insomma, se è proprio il blister così o se manca qualcosa. Bene, diamo subito un'occhiata allora più da vicino ai fascicoli. Questa volta devo dire che i fascicoli sono arrivati in maniera un pochino più decente, più sana rispetto al solito, quindi sicuramente sono un pochino più soddisfatto. Sì, c'è qualche angoletto piegato, ma rispetto all'ultima volta, diciamo, la situazione è leggermente meglio. Allora, scusatemi ancora un po' per la voce perché sono un po' raffreddato, probabilmente si sentirà, ma comunque sono sufficientemente in forma per fare questo video. Bene, fascicolo numero 8, come possiamo vedere abbiamo sempre la bellissima immagine del Mazinger Z della Hachette, nella sua composizione finale insieme all'hangar. Andiamo a vedere cosa ci aspetta per questo montaggio. Allora, abbiamo a che fare appunto con il collo, le antenne e la centralina elettronica. Come sempre qui abbiamo una panoramica dei pezzi che sono allegati al fascicolo con l'elenco delle parti. Vi invito sempre a verificare che siano tutte presenti prima di iniziare a montare. Prestate particolarmente attenzione in questo caso quando aprite il blister, perché ci saranno alcune parti trasparenti, in particolare i pezzi 00810 e i pezzi 00811, che sono in pratica delle fibre ottiche e due cilindretti di silicone che appunto per le loro caratteristiche di materiale sono trasparenti, quindi potreste rischiare di perderli non vedendoli magari immediatamente nel blister, quindi attenzione a quando aprite. Andiamo ancora a visionare l'interno. Come vedete abbiamo a che fare con il collo, che andrà assemblato completamente, collo che vi posso dire che è in metallo, ok? E qualcuno me lo chiedeva qui sul gruppo Facebook. Ci viene detto come assemblare il tutto. Andremo ad inserire anche la centralina elettronica dopo averla inscatolata in questo contenitorino di plastica e faremo i cablaggi per far funzionare il tutto. Poi c'è la panoramica tecnica sui pugni a razzo e alcune immagini degli episodi dove viene utilizzata quest'arma.
come vedete abbiamo molte diciamo paragrafetti dove potremo apprendere diverse curiosità riguardo a questo anime. E poi come pagina finale c'è questa bellissima immagine di Koji Kabuto. Koji che mi ricorda il nostro amico Koji del canale I Robotti del Giornalista, e che saluto insieme a tutta la crew del canale I Robotti del Giornalista. Bene, andiamo a vedere anche il fascicolo successivo, che è il numero 9. Eccolo qua. Vi ricordo sempre che dietro la pagina iniziale abbiamo tutti quanti i riferimenti e gli indirizzi relativi ad Hachette, a come richiedere gli arretrati, il numero del servizio clienti, nonché il sommario di questo fascicolo, quindi dategli sempre un'occhiata. Qui troveremo appunto sempre l'elenco dei pezzi allegati in questo fascicolo, che dicevamo appunto riguarderanno l'assemblaggio di questa spalla qui, che sarebbe la spalla sinistra. Anche in questo caso abbiamo a che fare con dei pezzi in metallo. Il montaggio non dovrebbe richiedere molto tempo, perché comunque da quello che vedo insomma le parti sono poche e dovrebbe essere anche relativamente semplice. L'unica cosa, prestare sempre attenzione a far spianare bene i pezzi, perché se un pezzo rimane un pochino più sollevato rispetto a un altro, specialmente quando accoppiate queste parti qua, poi magari in fase di assemblaggio finale potremmo avere dei disallineamenti. Quindi prestare sempre molta attenzione, fatelo sempre con calma e senza fretta. Poi ci viene indicato che nel prossimo numero avremo a che fare con la nuova mascherina degli occhi, che ci viene appunto fornita probabilmente per farlo in versione diciamo non illuminata, alcune parti dell'altra ala in pratica del Pilder, alcune parti della piastra toracica e le solite viti e vitarelle. Qui abbiamo una scheda su Boss, uno dei personaggi più simpatici dell'anime, e quella del mostro meccanico del Dottor Inferno, Deimos F3. Qui troviamo una bellissima immagine di Koji Sayaka e la testa del Grande Mazinga. Grande Mazinga, che mi riporta alla mente il canale Instagram di Giampo, ovvero il Mazinga Z Italia, un bellissimo canale Instagram dedicato al mondo dei nostri robottoni dell'animazione giapponese, e che vi invito veramente di cuore a visitare e a seguire, perché troverete una miriade enorme di curiosità inerenti il mondo sia del Mazinga Z, sia del Mazinga in generale, quindi Grande Mazinga, Mazinga Kaiser eccetera, e sia riguardo a tutti i robot dell'animazione giapponese. Quindi non perdetelo, perché è sicuramente uno dei punti di riferimento italiani per questo tipo di passioni. Qui ci viene indicato nuovamente tutto quello che riguarda il prossimo numero, che sarà ovviamente il numero 10. E chiudiamo come sempre con l'immagine finale della testa ravvicinata del modello del Mazinga Z. Bene, a questo punto ragazzi io direi di non perdere ulteriore tempo, e come direbbero i nostri amici del canale I Robotti del Giornalista, in particolare il nostro amico Koji, Majingo! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinga Z. Bene, allora cominciamo questo montaggio. Per prima cosa, chiaramente, vi ricordo sempre di verificare la presenza dei pezzi. Fate attenzione a non perdere, quando togliete dal blister le parti, questi pezzi qua, che sono appunto le fibre ottiche e questi cilindretti in silicone, perché essendo trasparenti potrebbero andare persi per errore. Detto questo, cominciamo prendendo le prime parti in plastica. Allora, sono le parti che consentiranno praticamente di creare il giunto che consentirà il movimento alla testa del Mazinga, in un certo senso, no? Quindi di far rifare qualche piccolo posizionamento in più. Allora, prendiamo questa parte qui, che è quella 00805, che sarebbe in pratica lo snodo vero e proprio, e ci andiamo ad inserire dentro il giunto a sfera, che è questa parte qui, ovvero la 00804. Andrà semplicemente inserito dentro, così, premete a fondo per farlo entrare fino in fondo, in questo modo. Non ha un verso particolare, basta che rispettiate il fatto che questa parte quadrata deve stare verso
la parte larga e la parte invece della sfera va verso la parte conica del giunto, ok? Una volta fatto questo, prendiamo questa altra parte qui che è la 00803 e ce lo andiamo ad inserire dentro dall'alto. Attenzione, questa parte come vedete ha due alette che sono profondità diversa, questa è un pochino più allungata, questa è un pochino più corta. Per mettere questo non ha importanza, però questa cosa andrà verificata bene nella prossima fase. Quindi per il momento mettiamo dentro così semplicemente tutto il giunto, premiamo a fondo fino ad andarlo a mettere a livello, vedete, con il resto della struttura. Ecco, deve potersi muovere chiaramente anche se con molta difficoltà perché fa resistenza, ma deve essere possibile girare un pochettino il giunto a sfera dentro e posizionarlo, ok? Adesso, come fase successiva, andremo a prendere le parti metalliche del collo, queste qua. Queste sono diverse tra loro. Come possiamo vedere, c'è una parte che ha questi, diciamo, perni laterali e una parte che non li ha. Questo adesso lo dobbiamo usare come riferimento per inserire questa parte in plastica dentro. Allora, la prima cosa da fare, prendiamo quello senza i perni, quindi questo qua, lo giriamo così di lato. Qui all'interno avrà questa, diciamo, in questo incasso, vedete? Fatto in questo modo. E ci dovremo andare ad inserire dentro questa parte qua, questa che vediamo che è un pochino più bassa, ok, della struttura. È facile da identificare, ragazzi. Allora, lo andiamo a posizionare dentro, in questo modo, ok? Poi ci mettiamo orizzontali, ovviamente, per non farlo cadere. Prendiamo quest'altra parte, anche questa avrà la sua scanalatura, eccola qui, e andrà a cadergli sopra direttamente. Prestare attenzione chiaramente all'allineamento con il pezzo interno. Ecco, magari tenetelo un po' di lato così con le dita in modo da poterlo un pochino orientare se serve. E se è inserito bene dentro, la struttura dovrà chiudersi in questo modo, ok? Una volta fatto questo, poi prenderemo quattro viti, le 00815, e andremo a bloccarlo su questi quattro fori. Vi ricordo che le viti da usare in questo caso sono quelle che fanno parte del gruppetto di 5 viti, di cui una è di scorta color argento. Mettiamo prima una qua. Poi ne prendiamo un'altra e avvitiamo qui dal lato opposto in basso. Ricordo sempre che questo sistema è chiamato avvitatura a croce, in maniera serve perché in questo modo, avvitando ai lati opposti, i pezzi tendono ad andare spianati in maniera più corretta. È una cosa che si usa comunemente in tutti i tipi di assemblaggio, quindi non è specifica solo per il Mazinga, ma per tutte le cose da montare quando richiedono più viti posizionate in vari punti. Stessa cosa, adesso mettiamo la vite superiore. Chiaramente non ha importanza da quale vite partite, l'importante è che usiate il sistema così a croce. Vi ricordo sempre di non esagerare quando stringete le viti, perché comunque il pezzo non si aprirà, è un modello statico, non avrà vibrazioni particolari. Se ne avrà, ne avrà davvero minime, quindi non esagerate perché rischiate solo di rompere qualcosa. Ecco, io come vedete ho sostituito la vite perché una di quelle fornite era sigillata sopra, nel senso che aveva un errore di fusione e quindi non aveva la croce sopra per avvitare. Date una controllata finale a tutto, sempre senza esagerare, giusto per essere sicuri che le viti siano a fine corsa. Ecco qua.
Bene, ora prendiamo i cilindretti in silicone e li andiamo ad inserire qui sui perni del collo in maniera molto semplice, basta posizionarli sopra e premere. Facciamoli spianare fino a fine corsa, ok? Stessa cosa dall'altra parte. Fateli girare leggermente se serve per farli scorrere meglio fino alla fine. Per il momento adesso andiamo ad assemblare le antenne dei raggi congelanti. Allora, attenzione ragazzi, come potete vedere noi dovremo usare i coni delle, diciamo, delle antenne con la parte trasparente, ovviamente, perché sono quelli che si dovranno illuminare. I piccoli coni invece che ci sono stati adesso forniti in metallo argentato chiaramente non hanno la stessa inclinazione, vedete? Quindi non ha importanza quale dei due utilizziate per metterlo all'interno delle varie antenne. Ovviamente poi dovete prestare attenzione quando posizionerete l'antenna a destra o a sinistra, perché comunque dovrà essere messa in modo che il corno debba spianare bene, ok? Quindi per esempio se io lo metto in questo modo, il corno è dritto, però vedete che la luce è posizionata dietro, no? Perché comunque la parte trasparente è dietro, quindi vuol dire che questo sarà quello che andrà alla destra del modello, mentre quello giusto sarà questo, perché quando lo andiamo a posizionare, ok? Adesso chiaramente è solo messo così per prova, la parte trasparente dovrà essere rivolta verso di noi. Bene, allora cominciamo. Prendiamo per prima cosa uno dei piccoli coni argentati e prendiamo una delle fibre ottiche che ci sono state date in dotazione, questa qui si vede poco perché logicamente è trasparente, ok? E andiamo ad inserire semplicemente qui dentro, ok? Fino in fondo, non sporge dall'altra parte, vedete? Rimane tutta dentro, ok? Una volta fatto questo prendiamo uno qualsiasi dei due coni delle antenne e ce l'andiamo ad inserire dentro, così, a caduta, diciamo, ok? In questo modo. Quindi prestare attenzione una volta completato a non far uscire fuori tutte queste cosette, altrimenti rischiamo di perderle. Replichiamo la stessa cosa con quest'altro pezzo, mettiamo di nuovo la fibra ottica dentro, prendiamo l'altro corno e ce la inseriamo dentro, così a caduta anche questo, ok? E queste parti sono fatte. Adesso le andremo ad inserire sulla testa del Mazinga. Allora, prendiamo la testa del nostro Mazinga, eccola qui, prendiamo il corno di destra, come lo identifichiamo? Semplice, ve l'ho spiegato poco fa, dove deve guardare la parte trasparente verso di voi, ok? Perché in questo modo avrà la giusta inclinazione, oltretutto, per rimanere in posizione orizzontale rispetto alla testa. E l'andiamo ad inserire sul lato destro della testa del Mazinga, che voi adesso nel video chiaramente vedete alla vostra sinistra, però sarebbe l'orecchio destro. Lo andiamo ad inserire qui e facciamo spianare fino in fondo, in questo modo. Deve toccare perfettamente la parte della mascherina qui, vedete, della bocca, no? Senza che ci siano spazi. Facciamo ora la stessa cosa da quest'altra parte, quindi prendiamo di nuovo il cono, verifichiamo che ci sia tutto dentro e lo andiamo a posizionare sempre seguendo la sua forma qui sopra la testa. Premiamo fino in fondo e deve accoppiarsi in maniera perfetta. Eccolo qua. E finalmente la testa del nostro Mazinga incomincia a prendere il suo aspetto più definitivo. Bene, allora adesso finalmente dovremmo mettere questa famosa placca, come la chiamo io, ma sarebbe la piattaforma di atterraggio dell'overpilder, ok? E andiamo ad incastrare all'interno della testa del Mazinga in maniera tale che dovrebbe riuscire a tenere in posizione migliore anche la mascherina frontale degli occhi. Attenzione che sotto ci sono dei fori su cui andranno applicate le viti per tenerla in posizione in maniera definitiva. Le viti sono del tipo 00813 e fanno parte del gruppo da tre viti, di cui una per la discorta. Allora, la andiamo a posizionare in questo modo rispetto al viso, ok? Quindi il viso è qua,
questa è la forma che dovrà avere il foro per mettere il tappo del serbatoio, e lo andiamo ad applicare dentro. Chiaramente dovrà incanalarsi bene e spianare correttamente sul fondo del tutto, vedete? Tocca perfettamente i lati qui in basso. Ora, tenendola con le dita, giriamo la testa del Mazinga e andiamo ad identificare i punti dove ancorarla. In particolare questi punti saranno uno qui tra i cavi che escono fuori. Adesso cerco di farvelo vedere meglio con il cacciavite. Una andrà qua, vedete? Mentre l'altra andrà qui, da questa parte. Ok? Quindi prendiamo le viti e cominciamo ad assemblare il tutto. Vi ricordo sempre di tenere in posizione, mentre lo fate, la placca con il dito dentro al water, come qualcuno dice, del Mazinga. Non stringete troppo, perché chiaramente è una parte in plastica, quindi si può spianare facilmente, giusto quel tanto che serve a tenerla in posizione. Adesso mettiamo anche la seconda vite, che va appunto qua. Ecco, in questo modo. Ora verifichiamo che la mascherina stia in posizione. Ripeto, anche se dovesse cadere non è un problema in realtà, ragazzi, perché non metteremo mai il modello a testa in giù. Io direi che tiene abbastanza bene, ragazzi. Adesso procederemo ad agganciare la testa al collo del Mazinga. Allora, prendiamo la testa del Mazinga e mettiamola sotto sopra, in questo modo, e incominciamo a separare i cavi dal lato destro da quelli del lato sinistro. Poi incominciamo a prendere tutti i cavi del lato sinistro, che saranno il sinistro anche del modello una volta ultimato, perché vi ricordo che la testa adesso è messa sotto sopra, e iniziamo ad inserirli all'interno dei fori, quindi sul foro che troviamo alla nostra sinistra in particolare. Per quanto riguarda il cavetto del generatore di nebbia, sinceramente non so che dirvi, perché non è indicato se ha un verso suo di entrata all'interno del collo, quindi scegliete un po' la posizione che riterete più opportuna, ok? Non credo che crei difficoltà. Poi, se dovesse venire fuori dopo, faremo sempre in tempo a rifarlo passare, perché comunque questa non è un'operazione troppo complessa da ripetere se dovesse servire, ok? Prestiamo attenzione anche a non far rovinare troppo le bandierine, ovviamente, mentre lo facciamo, perché purtroppo nel passare dentro questi spazi stretti si potrebbero anche strappare. Una volta fatti passare tutti, fate lo stesso con i cavi dal lato destro. Ecco qua, una volta fatti passare, magari cerchiamo di portarli più verso di noi utilizzando una pinzetta, molto delicatamente ovviamente. Allora, una volta fatti passare tutti i cavi, procederemo in maniera da poter agganciare il collo all'interno della struttura. Quindi ovviamente dovremo cercare di tenere via i cavi il più lontano possibile qui dal punto di ancoraggio del collo, che è questa zona quadrata qui al centro, ok? Quindi cerchiamo delicatamente di portarli tutti quanti in su mentre avviciniamo il collo, sia dalla parte destra che dalla parte sinistra, sempre tirando molto delicatamente, ragazzi, altrimenti si può scollegare qualcosa, ok? Fino a far raggiungere
diciamo alla sede del giunto, presente qui sopra la piattaforma, il proprio perno di aggancio. Vi consiglio di tirare i cavi singolarmente in maniera tale da farli scorrere con più facilità quando necessario. Usare sempre molta delicatezza, non tirare in maniera estrema. Questa è una fase molto molto delicata, ragazzi, dove è molto facile rompere qualche cosa. Ecco qua, fino a raggiungere il posizionamento, ok? Lo potete verificare anche guardando un pochino in basso, comunque lo sentite, perché sentite che il pezzo quadrato in qualche modo si è incanalato dentro. Infatti girando il collo sentite un po' di resistenza, quindi è il giunto che si muove e non è tutto il collo, ok? Una volta fatto questo, controllate bene tutti i cavi che escono fuori abbastanza correttamente, guardate se c'è ancora da far sfilare un pochino qualcuno, e poi procederemo ad agganciarlo con la sua vite, che vi ricordo è una delle 00812, quindi una di quelle lunghe presenti in due pezzi, di cui uno chiaramente di scorta. Allora, una volta verificato che tutti i cavi escono fuori, che siano, vedete, un po' tutti alla stessa altezza, quindi non ce ne sia nessuno che è rimasto incastrato sotto, vi ricordo sempre di prestare la massima attenzione mentre lo fate, mettete un dito qui sopra il giunto, vedete? Qua. Verificate che sia in posizione, ok? Quindi rimettete un attimo orizzontale, provate a girare il collo, sentite se fa resistenza, ok? Quindi se lo fa vuol dire che è inserito dentro al suo alloggiamento rettangolare. Girate tutta la testa e inserite la vite di bloccaggio qui su questo foro. Anche questa andrà a impanare direttamente sopra il giunto, che è in plastica, quindi non esagerate. Ecco, come vedete che diventa un pochino duro, e stop, ok? Un po' di oscillazione così è normale, perché vi ricordo che si tiene agganciato solo sul giunto di plastica interno, quindi non ha ancoraggi laterali, essendo il giunto posizionato qui al centro, un pochino di oscillazione è normale che la struttura ce l'abbia, ok? Ma tanto quando sarà posizionato poi sul corpo del robot, insomma, come vedete, anche già tenendolo fermo così, la testa si farà solo i movimenti suoi, non farà oscillazioni particolarmente strane. Bene? Ora andiamo ad assemblare la scatolina che conterrà questa centralina elettronica, ok? Allora, guardate come è fatto la serigrafia qui della scatolina. Anche la scheda presenterà lo stesso verso di montaggio, ok? Vedete? Due connettori da una parte, sul lato sinistro in questo caso, uno sul lato destro, tre sopra e uno più largo sotto, unito a uno più corto, ok? E ci andiamo ad inserire la schedina dentro in questo modo, oppure potete farlo anche girandolo al contrario, ma tanto dovete rispettare per forza il lato di inserimento, altrimenti se la girate non entrerebbe, ok? Poi prendiamo il suo coperchietto, questo qua, in questo modo. Chiaramente i perni, questi più rialzati, vanno verso l'interno, perché faranno in modo pure da tenere in battuta la schedina elettronica, ok? Inserite così il coperchietto, poi prendete la vite, che è una di quelle del gruppo da 4 pezzi, ok? Nera, ovviamente, e ce l'andate a inserire dentro. Anche in questo caso non stringete eccessivamente, perché oltre a poter spanare la plastica c'è il rischio anche che possiate danneggiare, stringendo troppo, la bachelite che compone la scheda elettronica, ok? Magari facendola spaccare, in quel caso interrompendo qualche circuito elettronico. Tanto questa è solo una protezione per la centralina, non deve fare altro, ok? E la centralina elettronica è pronta. Ora la dovremo inserire all'interno del collo del Mazinga Z. Allora, prendiamo la testa del Mazinga,
giriamola in questo modo, quindi con il lato posteriore della testa verso il lato sinistro dello schermo, in modo da vedere qui tutti i cavi che escono fuori. Ora, facendo attenzione a non lasciare incastrato nessun cavo, li teniamo con le dita posizionati ai lati in base al loro verso, quindi destro e sinistro, e ci andremo a posizionare dentro la scatolina della centralina. Come vedete ci sono due fori, uno qua e uno qua. Lì ci andrà posizionato chiaramente le due alette della scatolina per essere avvitate. Tenete presente che il lato con il connettore, questo più lungo, questo qui vedete, andrà verso il lato posteriore della testa del Mazinga, quindi andrà posizionato così, in questo modo. Lo facciamo scendere giù, sempre tenendo conto dei cavi che non rimangano incastrati in maniera sbagliata, ok? Quindi potremmo anche dover fare diverse prove fino a farla spianare bene. Magari i cavi teniamoli da un lato, visto che abbiamo spazio qui sul lato frontale, li mettiamo così orientati verso il davanti, ok? E poi ci facciamo scendere dentro la scatolina. Ovviamente anche qui ci vorrà un po' di pazienza, ragazzi, perché come potete immaginare non è facile da fare, soprattutto se devo farvelo vedere in telecamera. Ecco qua, ok? In questo modo verifichiamo come sempre che non ci sia qualche cavetto incastrato, dopodiché potremmo tranquillamente procedere all'assemblaggio delle viti. Ne utilizzeremo due, sempre di quel famoso gruppo da 4, di cui ne abbiamo messa una per bloccare in posizione il collo, ok? Avvitate la vite fino alla fine corsa. Ovviamente anche in questo caso non è che serve stringere, eh? L'importante è che arrivi a toccare il fine corsa, ok? E poi procedete a mettere anche la seconda vite dall'altro lato. Ecco qua, in questo modo. Ok? Oh, come vedete ora sulla scatolina della scheda ci sono presenti le numerazioni. Viene indicato A, che è generico per tutti i cavi, e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. 8 chiaramente non andrà collegato, c'è anche il 7 ovviamente. 8 non andrà collegato perché sarà sicuramente il cavo che collegherà, diciamo, la testa alla centralina madre, che governerà poi le funzioni tramite il telecomando. Però tutte le altre ora dovremo collegarle, quindi rispettando le lettere e i numeri, quindi A1, A2, 3, 4 e così via, uniremo tutti i cavetti che escono dalla testa sopra la schedina. Ci viene indicato di usare una pinzetta per aiutarci, che sicuramente sarebbe molto più facile. Se volete, potrete però, e non ce l'avete, potrete anche provarci a mano semplicemente. Chiaramente ci vorrà un po' più di tempo e vi richiederà un pochino più di pazienza, però sicuramente si può fare. Allora ragazzi, vi ricordo che i connettori hanno il verso, quindi attenzione ad inserirli nel loro giusto verso, appunto. E cominciamo dal numero 1. Allora, eccolo qui. Dovremmo chiaramente usare un po' di pazienza. Io userò queste pinzette. Ecco, il verso giusto da inserirlo in questo caso è questo qui. Ecco, una volta inserito, diciamo, nel verso, poi potete anche inserirlo fino in fondo utilizzando le dita, ovviamente, per spingerlo più a fondo, ok? Non spingere troppo per evitare di danneggiare qualche cosa. Allora, procediamo ora con il cavo numero 2. Eccolo qui.
Ora allo stesso modo prendiamo il numero 3 . Adesso procediamo con il numero 4. Ecco il numero 4 che è centrale, ci si riesce anche senza l'utilizzo delle pinze. Poi il numero 5. Anche questo è abbastanza arrivabile a mano. Adesso andiamo con il numero 6, qui magari forse è meglio riusare le pinzette. Oh, se vedete che il cavetto offre resistenza ad entrare, non spingete perché vuol dire che l'avete messa al contrario, ok? Deve entrare abbastanza facilmente, se vedete che oscilla un po' lateralmente vuol dire che magari state fuori squadro. Comunque finora vi posso dire che vanno tutti orientati con questa parte qui dei giunti di metallo che vedete rivolta verso l'interno della scatola, quindi in pratica stanno tutti girati in questo modo mentre li inserite, ok? Non in quest'altro, quindi prestate attenzione a quello. E adesso ovviamente il 7 che andrà posizionato qui, se rispetta questo verso, lo dobbiamo inserire in questo modo, perché la parte che vi ho fatto vedere deve essere rivolta verso il centro della scheda. Ecco qua. Ecco ragazzi, questo è un esempio del tipo di difficoltà che possiamo trovare nella costruzione di questo Mazinga. Cioè, più sinceramente, questa è una delle parti più complicate. Se riuscite a fare questo, non credo che troverete difficoltà in nessun'altra parte, perché le parti metalliche si avvitano abbastanza semplicemente. E ripeto, c'è solo da prestare attenzione a mettere tutto bene in riga, in fila, diciamo, ordinato, non lasciare spazi non richiesti, a guardare bene le inclinazioni, le cose così. Poi per i connettori, avete visto, è semplice, insomma, basta un po' di pazienza. Ecco, per chi ha più difficoltà usate un paio di pinzette, molto delicatamente sempre, perché se con la pinza stringete troppo un cavetto potreste danneggiarlo, quindi attenzione, prendetelo sempre dai connettori e quando infilate il connettore dentro prestate attenzione che sia nel verso giusto. Ok ragazzi? Bene ragazzi, con questo abbiamo concluso l'assemblaggio delle parti allegate al fascicolo 8. Passiamo al montaggio di quelle allegate al numero 9, Mazingo! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, allora passiamo al montaggio delle parti allegate al numero 9. Come vedete abbiamo a che fare appunto con le parti della spalla sinistra in questo caso, e la cosa buona che già vi posso dire è che avremo a che fare con un solo tipo di viti, eccole qua, quindi non ci sarà da impazzire per trovare la vite giusta che dovremo utilizzare. Il montaggio non sembra molto difficoltoso, quindi procediamo. Allora, dobbiamo prestare attenzione a una cosa. Allora, queste due mezze spalle sono molto simili come pezzi tra loro, però hanno delle piccole differenze. Allora, questa è la 01, ok? E quest'altra è la 02. Allora, vi faccio vedere che la 02 ha un profilo qui sul lato, vedete? Questa specie di dentino, perché è il profilo, è la parte del profilo che poi andrà incastrata fisicamente all'interno dell'altra. Adesso cerco di farla accoppiare. Così, vedete? Ok, quindi non confondetele in questa fase di assemblaggio. Allora, ripetiamo, questa con questo profilo qui è il pezzo 02, ok? Che per il momento mettiamo da parte. Il pezzo che dobbiamo prendere noi è il 01, che è questo qua. Attenzione che perché anche i due pezzi hanno questi intagli nel punto di ancoraggio delle viti che sono orientati in maniera
diversa, a prescindere da come viene detto sul fascicolo, di guardare anche gli intagli dentro qui, che sono poco capibili mentre lo montate, voi tenete presente solo questo fattore qui del bordino. Questo qui è il pezzo 02. Al momento non ci serve. Prendiamo il 01, che è appunto senza bordino. Vedete? Da questa parte è completamente liscio, ok? E andiamo ad operare il montaggio. I due pezzi dell'ancoraggio sono invece uguali tra loro, questi qua, questo e questo, ok? Quindi qualsiasi ne usiate non ha importanza. Allora, prendiamo appunto la mezza spalla 01, ci andiamo ad applicare sopra questo pezzo qui, il pezzo 07. Vi ripeto, qualsiasi dei due utilizziate non ha importanza, ok? Lo facciamo collimare con i fori qui sotto del perno della mezza spalla, ok? Prendiamo una delle viti, che come ho detto sono tutte uguali questa volta nel pacchetto, e andiamo a bloccarlo in posizione. Chiaramente anche qui ci vuole un po' di pazienza perché dobbiamo centrare il foro. Qui in questo caso secondo me sarebbe consigliabile usare un pochino di olio tecnico, quindi svitol, WD-40 o cose del genere, perché vedo che l'inserimento è piuttosto duro, quindi anche io procederò ad usarlo. Allora, ho immerso la punta nel WD-40. Ovviamente non è un passaggio obbligatorio questo del WD-40 o dello svitol, quello che avete, insomma. Però secondo me se lo fate è meglio, è più consigliabile perché vi renderà un pochino più facile la vita, anche la vite, ok? Perché la farà scorrere meglio e eviterà che magari possa rompersi per attrito, ok? Perché la parte, perlomeno nel mio caso, è un pochino dura. Ecco qua, con il WD-40 è andata decisamente meglio. Oltre che comunque la presenza di un lubrificante aiuterà anche ad evitare fenomeni di ossidazione volendo, no? Quindi è sempre una buona cosa farla sulle parti metalliche. Facciamo la stessa cosa con la seconda vite. Oh, ragazzi, ho detto quelle due marche di olio perché sono quelle che ho io a disposizione, ma ovviamente potete utilizzare qualsiasi marca di olio specifico per questo tipo di cose. Ovviamente non va bene né l'olio da cucina né da friggere né di oliva, parliamo sempre di oli da meccanico per capirci, ok? Perché hanno una viscosità, la viscosità sarebbe la densità dell'olio, che è in questo caso talmente fluido da poter aiutare a scivolare meglio la vite all'interno e a lubrificare nella creazione della filettatura, perché la creiamo noi nel momento in cui andiamo ad avvitare la vite, in maniera più fluida e senza quindi attriti, ok? Ecco qua, questa parte è montata. Ora, allo stesso modo, prendiamo la spallina 02, quella con il famoso profilo, vedete? E ci andiamo ad inserire l'ancoraggio all'interno, esattamente come abbiamo fatto adesso. Quindi la prendiamo, ci andiamo a mettere l'ancoraggio posizionato in questo modo, ok? Quindi vedete bene quel verso in questo caso. Poi comunque la parte circolare deve sempre spianare qui sulla parte circolare, se voi provate a metterlo di qua non ci arriva ovviamente, ok? Quindi è molto facile da capire, ragazzi, non vi fate prendere dal panico. Una volta posizionato, recuperiamo come sempre le viti, le bagniamo nel mio caso con il WD-40 e procediamo ad assemblarle. Prendiamo anche la seconda vite. Come sapete, io non vi dico mai di stringere subito tutto completamente, proprio per evitare che qualche pezzo vada fuori allineamento un pochino e vi renda complicata la vite per mettere la seconda vite. Ecco, una volta che poi abbiamo cominciato a inserire correttamente anche e ad avvitare la seconda vite, poi potrete anche stringere l'altra completamente, sempre senza esagerare, eh?
Ecco qua, ovviamente deve essere tutto che ben assemblato, non deve oscillare nulla all'interno, ok? E per il momento questa la mettiamo da parte. Ora procediamo con lo snodo, quindi inseriamo la boccola, questa qui, la 06, all'interno di questa giunzione della spalla metallica, vedete? Allora la mettiamo così, quindi con la parte con la gobba verso l'alto, giriamo allo stesso modo anche questa boccola qui di gomma e ce l'andiamo a posizionare dentro, spingendo bene in fondo, ok? In questo modo, molto semplice. Bene, ora dovremo assemblare le due semisfere tra loro. Eccole qua, vi ricordo sempre che ce n'è una col profilo e una senza. Eccola qua, questa è quella col profilo, quindi la 02, e questa è quella senza, che è la 01. Dovremmo assemblarle in maniera tale che il profilo della 02 vada ad inserirsi all'interno del 01, in questo modo. Così, ok? In modo da poter vedere sotto questa situazione. Però attenzione, perché prima di farlo dovremo inserire all'interno, sul bordo questo qui sottostante della spalla, questo pezzo qui, lo 05, ok? Lo 05, come potete vedere, ha un dentino da una parte. Questo dentino deve essere rivolto verso l'interno della struttura. Inoltre, qui di lato, vedete, ha una scanalatura dentro cui devono inserirsi questi, diciamo, questo profilo interno ad entrambi i pezzi, ok? Quindi per farlo dovremo prima inserire questo pezzo all'interno e poi procedere con la chiusura del tutto. Lo rivediamo per precisione. Allora, in pratica, una volta che il pezzo è così, questo deve stargli all'interno in questo modo, ok? Perciò riseparamo le parti, questa è la 1, questa è la 2. Questo sembra un giochetto di quelli che fanno a Napoli sui tavolini per cercare di fare le scommesse. Allora, prendiamo il pezzo, questo qui, circolare. Il dentino deve essere rivolto verso l'interno, quindi lo giriamo così, in modo da non vederlo, e lo andiamo a posizionare qua dentro, con la scanalatura, dentro il profilo che troveremo sul pezzo 01. Stessa cosa, avviciniamo il pezzo 02, facendo in modo che la scanalatura qui sul bordo vada ad inserirsi dentro qui al bordo della spalla 1, e al tempo stesso questo secondo profilo presente qui sotto, ok, vada a inserirsi qui dentro la scanalatura del pezzo. È molto semplice, eh? Sembra più complicata a parole che che poi nei fatti. Eccolo qua, in pratica in questo modo, anche tenendo solo con le dita in questo modo, come vedete il pezzo non cade più giù, ok? Teniamolo in posizione adesso così con le dita, momentaneamente. Ora dovremo andare ad inserirci dentro il sistema d'ancoraggio e di snodo della spalla, quindi questo qua, ok? Lo dovremo girare, questo è identico il verso, quindi come lo mettete, l'unica cosa è dovrete metterlo chiaramente con la parte, diciamo, scavata, vedete, dove entrerebbe anche il dito, verso di voi, quindi la parte bombata va verso l'interno della spalla, e dovremo ancorarlo su quei quattro perni spaccati che vedete qui, ok? Quindi lo prendiamo, lo andiamo ad inserire dentro, va abbastanza in posizione da solo, ok? Poi prendiamo quattro di quelle viti che ci sono state fornite in questa uscita, che sono tutte argentate e tutte uguali, e se volete le lubrificate, e poi procedete a usarle per mettere in posizione questo pezzo. Ovviamente io consiglio sempre di stringerle con la modalità a croce, come vi ho detto prima. Ecco, la prima è andata, poi diciamo il serraggio finale lo facciamo sempre dopo, eh? Adesso l'importante è che facciamo entrare abbastanza la prima vite, in maniera da non farvi muovere il pezzo da una parte. Però attenzione, non lasciate le due parti, diciamo, a conchiglia della spalla,
perché il cuore si possono separare. Per non farle separare più, mettiamo una seconda vite da quest'altro lato, vedete? In questo caso saranno entrambe ancorate al pezzo questo dello snodo e quindi non si staccheranno più anche se provate a lasciare i pezzi. Ecco qua, vedete? Possono oscillare un pochino ma non si separano. Ora prendiamo altre due viti e le completiamo questa parte. Adesso possiamo procedere a verificare che tutte le viti abbiano raggiunto il loro fine corsa. Ecco qua. E la spalla sinistra è pronta. Ovviamente controllate gli allineamenti, ok? Non dovrebbero esserci problemi, ma verificate sempre. Bene ragazzi, anche per questa puntata è tutto. Come avete visto, il Mazinger Z procede alla grande, le difficoltà di montaggio non sono poi così elevate, basta avere molta pazienza, un pochino di precisione e tanta voglia di farlo. Vedrete che tutti quanti riuscirete a farlo, anche il nostro amico Francesco di 8 anni che sicuramente riuscirà a farlo da solo o tutt'al più con qualche piccolo aiutino da parte dei genitori se serve per passare magari i cavetti in maniera un pochino più precisa, ma io sono sicuro che lui con la sua grande pazienza riuscirà a farlo. Per oggi è tutto, io vi ricordo come sempre di mettere un pollice in su sul video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per chi di voi non lo avesse ancora fatto, vi ricordo che porteremo anche altri argomenti robotici qui sul canale, ho già pubblicato il video di uno dei caccia Varitech della serie Macross, avremo anche altri modelli di Joguin da vedere più avanti, oltre chiaramente alla build up di Supercar che continua ad andare avanti e che si avvia alla sua conclusione. Vi ricordo anche di visitare la mia pagina Facebook dell'Andrew Rider Channel, quindi non il profilo personale ragazzi, perché quello non ci pubblico cose che riguardano il canale o altre cose, ma proprio la pagina dell'Andrew Rider Channel, che trovate comunque tutto in descrizione al video. Stessa cosa per i profili Instagram e Twitter. Vi ricordo come sempre di visitare anche i canali dei nostri amici, a cominciare dal canale Robotti del Giornalista, il canale Potere Robotico del Grande Sensei, il canale Instagram del grande amico Giampo, il Mazinga Z Italia, dove appunto troverete tante informazioni sul nostro eroe. Vi ringrazio della visione, mi raccomando seguitemi sempre più numerosi e vedrete che questo Mazinga Z della scelta ci darà grandi soddisfazioni. Un saluto a tutti, Mazingo Palderon, come dice il nostro amico Koji, ciao a tutti!